L'ANGSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, ha tenuto nei giorni scorsi nel centro polivalente di Via Fontana Vecchia a Catanzaro una giornata festosa in occasione dell'inizio delle attività. L'ANGSA è un'associazione che opera nell'intero territorio nazionale e sta muovendo i primi passi significativi anche in Calabria con l'inizio delle attività in tutte e cinque le province. Unisce le famiglie che hanno a che fare con la condizione autistica, che hanno voluto ritrovarsi per iniziare insieme un cammino di integrazione e di sostegno. Siamo qui per difendere e tutelare i nostri ragazzi affinché vengano riconosciuti come persone, ha dichiarato ai microfoni di RTC e del Giornale di Calabria Rossana Russo, presidente di ANGSA sezione di Catanzaro. L'Unione dei Genitori intende divulgare la conoscenza dell'autismo, ricordando che esso non è una malattia bensì una condizione. L'obiettivo è perseguire l'integrazione, l'inclusione e l'inserimento nel mondo dei cosiddetti normodotati. Aspettiamo peraltro con fiducia l'approvazione di una legge regionale sull'autismo. Sì, l'autismo non è una malattia, questo ci teniamo molto a rimarcarlo, è una condizione che implica dei limiti da parte di questi ragazzi, ma con un intervento precoce e mirato loro possono aspirare ad avere una vita dignitosa in mezzo al mondo, perché la cosa fondamentale che a noi ci preme è di far soprattutto riconoscerli come persone, al di là della condizione che loro vivono. Quali sono le difficoltà maggiori in Calabria? Allora, ci sono diverse difficoltà. Come io voglio un po' sfatare dei luoghi comuni, anche in altre regioni d'Italia si vivono determinate difficoltà, non è solo in Calabria. Qua un po' da noi è un po' più, diciamo, un po' più difficile, però noi con questa cioè è nata ANGSA Catanzaro, è nata ANGSA Vibo, ANGSA Reggio Calabria, quindi c'è proprio la forza da parte di noi genitori di voler lottare e lavorare insieme agli altri per il riconoscimento di questi ragazzi.